La Medusa di Caravaggio, opera psichedelica di Alfonso Mangone, che con questo tributo rappresenta bene la nostra mostra che abbiamo inaugurato qui a Officine Garibaldi, dal titolo Scomposizioni e fughe dell'anima, arte pandemica. Il caos, il panico, l'angoscia, tinte degne di un quadro di Munch, ci ravvisano il momento terribile che stiamo vivendo. E con Noemi Guerrero, attrice, abbiamo iniziato un dialogo che ha portato appunto a invitare gli artisti di fama internazionale a prendere parte a questo nostro progetto, cioè raccontare il momento della pandemia attraverso l'arte, immergersi nell'anima per capire che cosa sta vivendo l'umanità e per lasciarci contaminare dall'arte. Ma vediamo alcune fotografie, alcuni scatti d'arte che ha realizzato appunto Noemi Guerrero, attrice e adesso tra l'altro conduttrice di un interessante programma su Rai 3 di cultura. Ecco, vediamo qui il grido dell'angoscia, che con la benda è costretta da questa grata, sa che può uscire, che potrebbe uscire, ma non può. E vediamo poi, ecco, vediamo anche questo scatto in cui troviamo una sensazione di claustrofobia, perché la Noemi con questa federa che le impedisce di vedere, quindi si trova seduta su questa grata e vive una situazione di angoscia, di claustrofobia, impossibilità di uscire. Ma vediamo anche quest'altro scatto molto interessante che io ho pensato di chiamare Potente in Potenza, perché c'è la potenza di questo sguardo pieno di forza, di energia, ma c'è anche questo volto annerito che patisce la sofferenza e l'impotenza di poter fare ciò che vorrebbe, che è la situazione che viviamo tutti quanti in questa crisi pandemica. E poi vediamo come è rappresentato appunto Alfonso Mangone. Ancora qui vediamo il tributo a Géricault, la zattera della Medusa, con queste tinte forti, un cielo carico di angoscia, quasi apocalittico, in cui comunque avvertiamo un minimo di speranza e di sicurezza del fatto che comunque siamo su una zattera e quindi possiamo aspettarci di incontrare magari una nave o qualcuno che ci porti in salvo. Ma vediamo come sempre Mangone ha interpretato questo quadro di Böcklin, L'isola dei morti. Ecco, qui abbiamo la morte, ma abbiamo anche, attraverso questa psichedelia, abbiamo anche un senso di speranza che ci si possa risollevare, che si possa attingere alle nostre energie interiori per leggere il momento di difficoltà con un'energia rinnovata per poterlo oltrepassare. Per questo abbiamo fatto questa mostra, per raccogliere quelle energie di cui tutti noi in questo momento abbiamo bisogno, perché abbiamo bisogno di bellezza, abbiamo bisogno di emozione. E allora vediamo, ecco, come la Carmen Bertacchi, con un'opera concettuale, ha rappresentato il Covid, attraverso questi fili rossi che rappresentano le moltitudini isolate, le moltitudini sole, quindi un senso di solitudine, e con il senso della malattia, con questa garza, opera alla quale fanno eco queste opere di scultura, queste bambine di Sabina Feroci, che vediamo avvolte, questa bambina avvolta dalle cannucce, quindi soffocata, il soffocamento, la sensazione del soffocamento, ma anche un tema ecologico, perché la terra che è oberata dalla plastica. Però poi c'è anche
il raccolto, quindi la bambina che vede crescere delle piantine, quindi c'è una speranza di rinnovamento. Ma poi abbiamo esposto queste opere stupende di Francesco Mori. Francesco Mori è un artista che è diventato famoso perché è stato selezionato per rifare le vetrate della cattedrale di Noto. Lo ha scoperto Vittorio Sgarbi e poi è stato preso sotto l'ala protettiva della commissione per i beni ecclesiastici, e quindi gli sono state affidate varie commesse, anche per esempio la riproduzione del rosone delle vetrate di Duccio nel Duomo di Siena. Ma vediamo come interpreta Francesco Mori il tema della corruzione della società. Vedete, il caos. In principio era il caos, quindi il caos, con questa scritta rovesciata che evoca dei marchi importanti, o l'S di Superman, cioè il caos della società, la bruttura del mondo suburbano, sulla quale però stende la mano questo bellissimo Sant'Ambrogio con questo fondo oro che evoca bellezza, che evoca il rapporto aureo, che evoca l'uomo vitruviano, l'equilibrio, il logos. Si dice, in principio era il verbo, in principio erat verbum, enarché o logos, en, in greco. Il greco e il latino come baluardi della nostra civiltà. Questa è l'interpretazione di Francesco Mori, al quale sono state affidate le vetrate del battistero di Pisa, in Piazza dei Miracoli. Ha vinto un concorso internazionale. Ecco, vediamo questo San Ranieri, dato che siamo a Pisa, qui abbiamo San Ranieri, che è il protettore, appunto il santo protettore, che in modo mirabile Francesco Mori interpreta, e lo possiamo vedere andando in Piazza dei Miracoli. Possiamo vedere questo e possiamo vedere anche il Giovanni Paolo II. Ma accanto a Francesco Mori ho pensato di mettere il Piero Colombani, che è il protagonista del nuovo gotico, che con questa miniatura squisita, di squisita fattura, questa miniatura sanguigna, ci presenta l'avvento dei demoni, i demoni che si scatenano sopra la città. Quindi ancora una volta l'idea di una società aggredita dai demoni, aggredita dal pericolo, aggredita dal male. E poi accanto a Colombani, per fortuna, invece abbiamo una visione un po' più illuminata di Daniela Barellini, artista senese di grande bravura, che si è cimentata con questi fondi oro di evocazione duccesca, che rappresenta il tema della malattia del Covid. Vedete questa donna con la mascherina. Quindi, però c'è una luminosità che ci permette di pensare, vedete la donna con la mascherina, ma anche la donna che si eleva verso l'alto e quindi che, come dire, si solleva al di sopra del problema, della malattia, del male. Ma vediamo ancora, ecco, questo artista importantissimo, Mimmo Centonze. Parliamo di Mimmo Centonze con quest'opera di caratura museale, un'opera che è stata esposta al Museo della Follia, voluto da Vittorio Sgarbi. Mimmo Centonze, con la sua prigione, ci rappresenta la dimensione della chiusura, della costrizione, queste sbarre che ci chiudono dentro questa stanza delle nostre sofferenze, dove però entra questa luce che quasi viene vomitata attraverso le sbarre. Vedete la spatola, con la spatola il colore sfuma tra gialli, arancio, rossi, e ci ricorda quasi quasi anche le pennellate di Tiziano con questi rossi. E la luce allora entra e illumina di una dimensione quasi mistica anche questi rottami, queste cianfrusaglie che sono in abbandono. Quindi la nostra stanza della putredine viene illuminata da una luce misteriosa che forza la costrizione delle sbarre. Ma vediamo appunto sempre di Mimmo Centonze quest'opera
quest'opera con queste sbarre che vengono frantumate dalla forza appunto della luce e della potenza, della forza vitale che ci permette di superare la malattia. Vedete questo volto che rappresenta la malattia, essenzialmente rappresenta la sofferenza. Questa è un'opera invece informale che rappresenta l'inizio del percorso di Mimmo Centonze, ma che comunque aveva già presente la dimensione dell'amorfo, dell'informale, dove tuttavia c'è il colore, c'è la forza, la potenza, e che poi diventa capannone, il suo tema, che abbiamo visto là con le sbarre, la prigione. Qui vediamo invece i capannoni dove non ci sono più le sbarre, perché c'è la luce che entra e c'è la possibilità di immergersi in un mondo luminoso. Vedete anche quest'altra opera molto interessante. Ecco qui un altro capannone, questa è un'opera del 2010, collezione privata mia e di mio fratello. E vediamo queste altre due opere dove andiamo in una dimensione di purezza di luce, cioè la luce non è più così quasi psichedelica, ma è una luce pura, questo bianco con questo azzurro che ci dà l'idea di un rasserenamento rispetto ai toni accesi dei capannoni, in cui entra questa luce quasi apocalittica. Quindi forse queste opere rappresentano l'oltrepassamento di questo percorso di sofferenza. Ma vediamo qui Patrizia Gucci, qui abbiamo un grande nome, abbiamo una vera Gucci che è nipote appunto di Guccio Gucci, e che porta in seno un senso estetico, quel senso di delicatezza, di bellezza che ha rappresentato la filosofia di fondo della famiglia Gucci, che hanno creato un impero basato su una indiscussa e assoluta genialità italiana. Hanno creato forma e hanno creato fenomeno di moda mondiale. E Patrizia Gucci, oggi, che è pittrice da tantissimi anni, ci presenta un'opera che è tra il figurativo e l'informale, con questo fringuello. Il titolo dell'opera è Fringuello, che si confonde quasi con un occhio. Sembra quasi che ci scruti, che ci guardi. Sembra che guardi lo spettatore, e nel frattempo è un fringuello che sta sul limitare di una gabbia immaginaria, e quindi non sa se volare o se rimanere nella gabbia, così come noi non sappiamo se uscire di casa o rimanere nel conforto della nostra abitazione. Quindi un'opera perfettamente a tema con la dimensione che stiamo vivendo. Ma vediamo ancora questi scatti fotografici di Noemi Guerrero, in cui Noemi si abbandona alla dimensione del cielo, si sente al centro dell'universo. Quindi la pandemia che ci ha costretto in casa ci ha tuttavia consentito di rientrare nella nostra anima all'interno, e dopo un momento di smarrimento in cui c'è la scomposizione dell'anima, la frammentazione, l'angoscia, c'è un riequilibrio e un ritorno al sacro. Vedete questa foto in cui c'è Angoscia e rinascita, come titolata, e l'acqua e le mani raccolte che accolgono l'acqua, che è il dono della vita e dell'universo. Quindi passiamo a esaminare le ultime opere importanti della mostra. Ecco, vedete il Notturno di Ettore De Concilis, famosissimo e grande amico Ettore De Concilis, che è noto nell'ambito artistico, è noto e nell'ambito culturale per aver realizzato il Memoriale di Portella della Ginestra, quindi un'opera di land art che rimarrà nella memoria dell'umanità, e pittore che ha fatto mostre in tutto il mondo e continua a fare mostre in tutto il mondo, a Londra, a New York e in tante altre città d'Italia e in tante altre città europee.
e ci ha dato per la mostra, ci ha concesso per la mostra questo pezzo assolutamente museale, che è un notturno. Allora, vediamo entrare la nostra mente in una dimensione quasi ipnagogica, quasi onirica. Quindi siamo nella notte, in un notturno che, in cui però c'è ancora un chiarore. Guardate la bravura di Ettore De Concilis nel creare questi chiarori, questi effetti pittorici in cui la luce ci accarezza il cuore. Io dico ci accarezza il cuore perché ci invita a seguire queste luci nella notte, che ci guidano un po' come un faro verso una speranza. E ancora vediamo la dimensione salvifica di Silvestro Pistolesi, il pittore delle abbazie, al quale abbiamo dedicato qui Officine Garibaldi una mostra personale durata un mese l'anno scorso. E vediamo con l'Annunciazione questo angelo che sembra quasi un po' essere un alieno, che entra dalle sbarre, superando questa prigionia delle sbarre, e porta il suo annuncio a questa figura che non si capisce se sia una donna o un uomo, ma comunque un'annunciazione sui generis. È questo che fa di Silvestro Pistolesi un pittore assolutamente contemporaneo, che è cresciuto insieme al suo maestro Pietro Annigoni, ma ha creato la sua lezione. Vediamo il tema del pane e del vino, il gatto con il gomitolo, un'opera veramente di elevata fattura che appunto è assolutamente di livello museale. E quindi vi ringrazio per l'attenzione e vi aspetto a vedere la mostra, che sarà aperta fino a fine dicembre. E poi un giorno avremo anche ospite, spero che riusciremo ad avere ospite qui da noi, l'amico e il più grande critico che c'è in Italia, il professor Vittorio Sgarbi. A presto.